accorgi che uno sta entrando, è brutto, e se c'è un fucile gli spari, però non è neanche giusto sparare, però non è neanche giusto che vengano ogni momento. Se mi rientrano in casa questa volta, io oltre che chiamare i carabinieri, lo spacco dalle botte, quello è poco sicuro. La nuova legge sulla legittima difesa non si sa bene chi andrà alla fine a tutelare. I comuni di Cascina, sotto la bandiera della Lega Nord, si schiera netto a favore delle vittime, tanto da creare un fondo per assistere legalmente chi potrebbe finire nei guai per eccesso di legittima difesa. I reati predatori e le rapine in villa, in casa, sono sempre più frequenti e quindi noi sentivamo la necessità di metterci subito dalla parte dei cittadini che vengono aggrediti in casa propria e che si difendono, che provano a difendersi. E a Cascina sono tanti ad appoggiare la loro sindaca. A un certo punto uno che si difende in casa sua ha tutti i diritti di farlo e se il comune gli dà una mano davanti alla legge, secondo me è una cosa positiva. Ti fa bene a metterci un avvocato per difendere e dare la libertà da ammazzare quando vengono a casa. È una bella idea secondo me, sì. C'è anche chi non è tanto d'accordo, anzi è convinto che un'iniziativa del genere possa avere un risvolto negativo. Incide a prendere, lui compra un'arma, io compro un'arma, lui compra un'arma e metti in casa. Incentiva l'uso dell'arma. C'è il rischio dell'abuso. Siamo tornati tipo nel Far West. Avere dei cittadini privati che sanno come difendersi in casa propria inibisce probabilmente anche i malintenzionati e previene questo tipo di reati. Mentre piovono le critiche su Deborah Serracchiani, che ha definito uno stupro più grave se commesso da un profugo, la sindaca leghista ne approfitta per lanciare una stoccata. Lei spera che con queste dichiarazioni strampalate otterrà maggiori voti e magari conquisterà l'elettorato di centrodestra. I cittadini invece si dividono. Guarda, certamente è più grave perché se non c'era, non assurdava. Chi lo fa, lo fa. È sbagliato per principio. Poi la sindaca scappa a votare alle primarie del suo partito. Vado a votare per le primarie del segretario federale, Matteo Salvini.